Ciao, oggi vedremo come affrontare tutti i problemi che puoi avere con la pompa di calore, ovvero quei casi in cui magari ti ritrovi a non riscaldare abbastanza casa, ti ritrovi al freddo, oppure nei casi in cui la bolletta elettrica è troppo elevata. E lo faremo grazie a un metodo, ti svelerò il metodo ODA. Se non l'hai ancora fatto, però, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi parleremo di tutti quei casi in cui la pompa di calore non soddisfa le tue aspettative, cioè magari non ti permette di stare bene in casa perché non riesci a riscaldarla completamente come vorresti, oppure le bollette elettriche sono esagerate. Non vedremo sicuramente i casi di guasto, perché nei casi c'è il centro assistenza, quindi quando la pompa di calore va in guasto, occorre chiamare il centro assistenza o comunque chi te l'ha installata e venduta. Vedremo quindi un metodo scientifico che ti permetterà di andare a risolvere tutti i problemi. Questo metodo è il metodo ODA, osservare, dedurre e agire. E dopo andremo un po' più nel dettaglio. Perché ci tenevo così tanto a fare questo video? Perché sempre più spesso vengo contattato da famiglie che sono insoddisfatte di quello che gli è stato fatto in casa. Veramente non riescono a controllare le bollette elettriche oppure non stanno al caldo come lo erano prima con la caldaia. Ma il dramma qual è? Che quasi tutti mi scrivono la stessa cosa. Cioè mi scrivono che hanno chiamato il centro assistenza oppure chi ha venduto la pompa di calore, hanno fatto delle verifiche, sono uscite con il furgone, hanno visto che i parametri di funzionamento della pompa di calore erano corretti, cioè la pompa di calore funzionava come dovrebbe funzionare, e se ne sono andati dicendo così è. E sicuramente non possiamo accontentarci dopo aver speso migliaia di euro o investito migliaia di euro, anche solo con il superbonus, di ottenere queste semplici risposte. E tutto questo perché? Perché dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo tornare al mondo, al vecchio mondo delle caldaie. Quando c'era un problema con la caldaia, bastava chiamare il centro assistenza per risolvere la cosa. Infatti la caldaia non dava sicuramente problemi di sottodimensionamento, era sovradimensionata per tutto quello che doveva riscaldare. Sicuramente la caldaia non andava in sofferenza quando fuori faceva freddo. Sicuramente i rendimenti della caldaia non davano problemi. Perché? Perché la potenza era talmente tanta che anche se rendeva poco, comunque riusciva a riscaldare casa e in pochi stavano attenti ai consumi di gas e combustibile. Quindi, quando hai un problema con la caldaia, bene o male, l'unico interlocutore è il centro assistenza. Con la pompa di calore invece si apre uno scenario completamente diverso. Perché? Perché non basta che la pompa di calore funzioni, quindi il centro assistenza che verifica il corretto funzionamento della pompa di calore finisce il suo lavoro nel momento in cui vede che sta funzionando e funzionando correttamente. Ma questa è solo una piccola parte dell'equazione. I problemi di solito principali sono completamente altrove. Potrebbe essere una pompa di calore sottodimensionata, oppure che non riesci a lavorare adeguatamente sul tuo impianto esistente, quindi sull'impianto a pavimento oppure sull'impianto a radiatori. Oppure potrebbe essere che i rendimenti dichiarati della pompa di calore sono completamente diversi da quelli reali. Infatti le prove, i test in laboratorio sono una cosa. L'utilizzo della pompa di calore a casa tua, con l'umidità del tuo territorio, con la distanza tra la pompa di calore e la centrale termica, sono tutti fattori che vanno a influire pesantemente sulle rese della pompa di calore rispetto a quelle dichiarate dal laboratorio. Oppure un altro fattore potrebbe essere una installazione non alla regola dell'arte. Mentre con la caldaia diciamo che anche se le attacchi con due tubi buttati lì, funziona lo stesso perché le caldaie basta un cerotto per farle funzionare, senza sminuire il mondo delle caldaie, ma ovviamente è una tecnologia molto più semplice perché brucia gas e basta. Con la pompa di calore dobbiamo stare attenti a molti parametri anche in fase di installazione. Infatti la maggior parte delle cause che non permettono di far funzionare correttamente una pompa di calore sono legate ad esempio alle portate di acqua, quindi alle tubazioni sbagliate, ai raccordi sbagliati. Stai per acquistare una pompa di calore ibrida oppure l'hai già fatto? Aspetta!
Ecco il segreto su come risparmiare riducendo al massimo il consumo di gas. Sapevi che la pompa di calore ibrida può consumare molto meno gas funzionando di più con la parte elettrica e sfruttando di più il tuo impianto fotovoltaico? È tutta una questione di controllo e taratura nei mesi dopo l'installazione. Capire quando si accende la caldaia e quando si accende la parte elettrica. Ma scommetto che nessuno verrà a casa tua per capire e vedere come sta funzionando giorno dopo giorno. Allora basta un semplice dispositivo piccolo come un libro che si installa in 5 minuti ed è compatibile con tutte le pompe di calore ibride presenti sul mercato per abbattere il consumo di gas e sfruttare al massimo la pompa di calore elettrica. Sono Samuele Trento e grazie alla mia rete di oltre 100 installatori abbiamo realizzato centinaia e centinaia di impianti in pompa di calore e assieme ai migliori esperti di questa tecnologia ho realizzato qui in Italia la prima e unica centralina per il monitoraggio delle pompe di calore di qualsiasi marca e anche ibride. Foxbox analizza i consumi e le temperature della tua centrale termica 24 ore su 24. Registra quando va in elettrico oppure quando va a gas per trovare le inefficienze e gli errori di configurazione. E puoi controllare il funzionamento del tuo impianto in tempo reale anche dal cellulare tramite un'app dedicata. E i dati raccolti vengono analizzati da un team di esperti che ti spiegherà come impostare i giusti parametri per consumare meno gas possibile e sfruttare al massimo la parte elettrica. Tanto valeva altrimenti tenersi la caldaia. Il risparmio in bolletta dipende dalla tua casa e dalle abitudini della tua famiglia. Quindi non perdere tempo. Se stai usando la pompa di calore ibrida senza Foxbox, stai bruciando soldi in costi ingiustificati che puoi evitare. Scopri tutto su Foxbox andando su foxbox.me. Ha una sbagliata installazione dell'unità esterna dove non c'è abbastanza aria per far funzionare la pompa di calore. Oppure ha un sottodimensionamento rispetto all'edificio, quindi una pompa di calore troppo piccola. Oppure al fatto che l'impianto idraulico non è stato lavato prima di fare l'installazione del nuovo generatore. E così via. E questo comporta una complessità di azioni per individuare il problema. Ed è per questo che oggi voglio condividere con te allora il metodo ODA. Osservare, dedurre e agire. È un metodo che ti permette di arrivare alla vera causa di malfunzionamento della tua pompa di calore e con la quale potrai quindi fare tutte le azioni correttive al fine di migliorarne il funzionamento ed ottenere quello che devi pretendere dal tuo impianto. Questo ovviamente funziona sia con le pompe di calore full electric, quindi una pompa di calore 100% elettrica, che anche con le pompe di calore ibride. Il primo passo del metodo ODA è osservare, cioè analizzare tutto il sistema. Occorre analizzare come è fatto l'edificio, come è stata installata la pompa di calore, occorre verificare e analizzare come sta funzionando la pompa di calore ora per ora attraverso la registrazione dei dati. Lasciamelo dire, nessun medico sarebbe in grado di farti una ricetta senza prima visitarti. La stessa cosa nell'impianto a casa tua. Occorre osservare prima di passare alla seconda fase, ovvero dedurre. Dedurre ci permette di raccogliere tutte le informazioni, fare un'analisi e grazie all'esperienza che abbiamo dal 2012 capire dove sta il problema o quali sono le cause che portano a questo problema. Possono essere anche più di una. Quindi la deduzione può essere fatta solo grazie all'esperienza di chi te l'ha installata quella pompa di calore o grazie all'esperienza di consulenti esterni che ti possano aiutare. E poi si passa alla terza fase, agire. Grazie all'osservazione e alla deduzione di questi problemi, agiamo e andiamo a intervenire sul problema per ripristinare il corretto funzionamento affinché i risultati corrispondano con le tue aspettative. E tutto questo per fare chiarezza in questo mondo immenso delle pompe di calore che anche grazie o a causa del super bonus, dipende dal punto di vista, ha visto entrare un sacco di attori e di esperti in questo mondo che fino a qualche mese fa non sapevano nemmeno dell'esistenza delle pompe di calore. Ma la buona notizia è che possiamo aiutarti, possiamo darti una mano a risolvere il tuo problema. Abbiamo l'esperienza dal 2012 per poterti aiutare e la cosa bella è che possiamo farlo gratuitamente per la prima fase, ovvero raccogliere quelle informazioni base che ci permettono di capire fin da subito se il problema può essere legato all'installazione, al progetto o alla pompa di calore stessa. E questo possiamo farlo gratuitamente nella prima fase e dopo sarai libero di decidere se approfondire e andare avanti nel trovare la soluzione
oppure avere semplicemente un'idea che la cosa si possa fare oppure no. Infatti siamo talmente sicuri dei nostri professionisti con cui collaboriamo che possiamo investire del tempo e delle energie per aiutarti e dirti sì, c'è la possibilità di migliorare oppure no, guarda, è inutile che ti chiediamo soldi perché qui purtroppo non c'è nulla da fare. Quindi se non sei soddisfatto della tua pompa di calore perché consuma troppo oppure perché non riscalda abbastanza casa, allora vai nella descrizione del video per chiedere aiuto ai nostri professionisti, perché ci teniamo che anche tu possa vivere senza gas in maniera serena.